gareggiato da 2 chilometri qua ad Ostia. È la finale italiana dello scatto fisso che si aggiudica la maglia di campione italiano. Triathlon, tiro notturno, bellissimo, un'acqua stupenda. Questa sera mi mette da nuoto gli sport di combattimento, da tennis al tiro con l'arco. Sono stati oltre 30 gli impianti sportivi aperti per la terza edizione a Roma della Notte Bianca dello Sport, l'iniziativa voluta dall'assessorato allo sport, politiche giovanili e grandi eventi e dalla 10ª commissione capitolina per valorizzare il patrimonio sportivo della città. Circa 50.000 partecipanti stimati nelle varie location, tra cui il porto turistico di Ostia. L'apertura di impianti non comunali è stata una delle novità dell'edizione di quest'anno. Dal pomeriggio lezioni di prova gratuite per discipline come la scherma, l'hockey, il polo. Il valore dello sport come veicolo di inclusione atto ad annullare ogni differenza sociale, religiosa, razziale, economica e culturale. Questa è la filosofia alla base dell'evento. Ed è tutto, buona domenica.